Nella quattordicesima giornata del campionato di eccellenza Toscana Girone B, il Valentino Mazzola torna in cerchiaia per l'ultima volta in questo 2024 e lo fa nel derby contro l'Asta Taverne. È il terzo scontro stagionale fra biancocelesti e arancioblè. La partita parte benissimo per i padroni di casa che già al secondo passano in vantaggio. Calcio di punizione di Tafai, sponda di Campatelli, sotto porta arriva Gucci che riesce nella deviazione vincente. La palla varca la linea di porta e si infila in rete per il gol dell'1-0. Come detto, sono passati appena 120 secondi e i biancocelesti sbloccano la contesa. Mazzola, che è padrona del campo per tutto il primo tempo, già al nono va vicino al raddoppio. Borri lanciato in profondità da Buhamed, c'è la parata di Cefariello, poi la difesa riesce a liberare la minaccia. Ancora Mazzola in avanti, calcio di punizione di Jacoponi, la sponda di testa è sempre di Campatelli, poi un rimpallo favorisce Buhamed che cerca la conclusione al volo di Mancino, la palla è ampiamente al lato e termina sul fondo. Al minuto 31 l'Asta Taverne non riesce a ripartire. Ci pensa Tafly che recupera il pallone, si aggiusta la palla sul destro e guardate che cosa combina, un pallone che si infila all'incrocio dei pali, è un gol fantastico, quello del 2-0 dopo mezz'ora di gioco. Il Valentino Mazzola si trova avanti di due gol grazie al secondo gol in campionato di Irisian Tafly, una vera e propria perla che resterà negli annali di questa società. L'Asta Taverne cerca a questo punto di abbozzare una reazione, ma è sempre il Mazzola a farla da padrone con Buhamed che si libera bene all'interno dell'area di rigore, prova a calciare sul primo palo con il Mancino, Cefariello è attento e blocca a terra. L'unica occasione del primo tempo per gli ospiti è questo colpo di testa di Manganelli direttamente dagli sviluppi di un calcio d'angolo. È bravo Fontanelli ad allontanare la minaccia. Ci prova poi un minuto dopo anche Cianciolo che si mette in proprio, cerca di creare superiorità sull'out di sinistra. Rientra sul destro, il tiro a giro è debole e centrale. Fontanelli non ha problemi e blocca la sfera. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Il Mazzola si vede subito dopo due minuti così come aveva sbloccata la partita. Al secondo minuto però di questo secondo tempo è bravo Cefariello a stoppare Borri, involato si versa la porta completamente indisturbato. Calcio d'angolo, Tafly batte corto per Geraci che arriva alla deviazione, Cefariello anche in questa occasione è attento, si butta e blocca la palla. L'Asta prova a scuotersi con un calcio di punizione di Discepolo, Fontanelli allontana con i pugni, poi dal limite dell'area calcia Cianciolo, la difesa del Mazzola respinge senza affanno. In una partita senza affanni il Mazzola rischia al minuto 69 quando dopo questo calcio d'angolo assegnato all'Asta Taverne ci sono alcune proteste, poi il primo assistente, il signor Celofonini di Arezzo, come spesso accade quando si trova a dirigere il Mazzola, decide di vestire i panni del protagonista e manda anzitempo negli spogliatoi, su assistenza ovviamente dell'arbitro, Campatelli, per una parola di troppo. Ancora non è stato ben chiaro che cosa è successo, ma fatto sta che il numero 4 del Mazzola è costretto a lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica per tutto il resto della partita. Ovviamente da questo momento l'Asta Taverne prova ad alzare il baricentro e riesce anche dopo soli 4 minuti a trovare il gol che riapre la partita. Un rimpallo favorisce all'interno dell'area di rigore Discepolo che incrocia con il destro e batte Fontanelli per il gol del 2-1. Mancano ancora 14 minuti più recupero alla fine della partita. L'inerzia ormai è dalla parte completa dell'Asta Taverne che si rigetta in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Al minuto 89 su una respinta della difesa arriva il cross all'interno dell'area di rigore di Bardotti, Leonardo Bonechi sbuca alle spalle di tutta la difesa ma incredibilmente di testa manda alto fallendo una ghiottissima occasione. Il Mazzola agisce soprattutto di contropiede, un pasticcio della difesa dell'Asta Taverne favorisce il recupero di Geraci che allarga per Tafly, palla sul Mancino, il tiro, la palla che sfiora incredibilmente il palo e termina di pochissimo sul fondo. Minuto 94, contropiede del Mazzola, Tafly allarga per Buhamed che entra in area di rigore, anticipa Cefariello che lo stende per il direttore di gara a pochi passi, non c'è nulla e si può proseguire oltretutto senza neppure assegnare un calcio d'angolo. Pochi secondi dopo altra clamorosa opportunità per l'Asta Taverne, Bandini riesce a servire Discepolo che calcia a botte sicura Zanai con la faccia, il pallone che sfiora il palo e termina in calcio d'angolo. Ma al minuto 96, ovvero l'ultimo di recupero, Geraci veste i panni del bomber di razza, recupera il pallone, entra in area di rigore da posizione defilatissima, infila la palla all'incrocio dei pali sul lato opposto, il gol che chiude la partita. Il quarto gol in campionato per Silvio Geraci che mette il risultato in ghiaccio per il Valentino Mazzola che va sul 3-1 alla ripresa del gioco. Ovviamente ci sono pochissimi secondi da giocare al triplice fischio del signor Guacchione di Collegno. Il Valentino Mazzola alza le braccia al cielo e guadagna la seconda vittoria interna consecutiva sconfiggendo l'Asta Taverne per 3-1.